Ti presento la signora Sandoval. Ah, molto piacere. Molto lieta. Il mio fidanzato, il dottor Gianni Varela. Ah, non sapevo che fossi fidanzata. È una cosa recente, vero, Madalena? E chiedo scusa, ma il film sta per incominciare. Ah, sì, certo, certo, andate pure. Buonasera. Buonasera, presto. Scusami, come mai non mi avevi detto niente, Federico? Non pensavo che ti interessasse. È davvero un bel ragazzo il fidanzato di Maddalena e fanno una bellissima coppia, vero? Sì. Ah. E sembrano anche molto innamorati. Già. No, caro Ernesto. Non è necessario che inviti Melissa da qualche parte. È caduta nella trappola, come prevedevo. E dimmi, com'è? Come la immagino io, una donna aggressiva ma anche molto passionale? Sì, non è male. Oh. Sai come sono le ragazze di buona famiglia? Sono un'altra cosa, curano molto il loro aspetto. Hanno una pelle delicata. Sembra che siano state conservate per tutta la vita in una sfera di cristallo. Ma tu sei riuscito a rompere l'incantesimo e a portarti via il contenuto. Sei sempre il solito, eh? E che contenuto, Ernesto? Lo vedessi. È un vero schianto. Senti, sai quali sono le regole. Tra me e te si divide tutto. Non dimenticarlo. Mi raccomando. Sta tranquillo, Ernesto. Un po' di pazienza. Presto Melissa conoscerà altri piaceri, però un po' alla volta. Non voglio che si spaventi, andrebbe tutto in fumo. Senti, Carlo, non è per caso che tu ti stai innamorando e la vuoi tenere tutta per te? No, non dire sciocchezze. Non baratterei il piacere che mi danno i nostri riti con niente al mondo. È solo che Melissa è un caso speciale. Non ci interessa soltanto lei, ma anche la sua famiglia. E soprattutto i soldi che possiamo ottenere da suo padre. E tu sei convinto che lei... Sicuro. Sono assolutamente convinto. Dobbiamo solo avere pazienza e aspettare tutto qui. Vedrai che Melissa non ci darà problemi. E prima o poi finirà per fare ogni cosa che le ordinerò. Ah, sapessi, Carlo è stato così dolce con me, così affettuoso, così passionale. Mai nessuno prima di lui mi aveva trattata in questo modo. Senti, Melissa, hai oltrepassato la misura con quel tipo. Lo conosci appena, hai perso la testa. Come non lo conosco? Ma se mi ha parlato della sua vita, della sua famiglia, della sua infanzia, beh, si è confidato con me. Certo, e allora questo non significa niente. Stai morendo dall'invidia, ecco perché parli così. Non essere stupida, Melissa, non potrei mai invidiarti uno come Carlo. Sono solo un po' preoccupata, perché mi dà una sensazione strana. Ogni volta che lo vedo, mi viene la pelle d'oca. Perché ti piace? Perché mi fa paura. Ha uno sguardo terrorizzante. Oh, adesso smettila di dire sciocchezze. Con tutte le diete che fai, ti si sta rimpicciolendo il cervello. Sta attenta, Melissa. Ti prego, basta, Carlo. Carlo è la persona migliore che abbia mai conosciuto. Lui mi ama e io amo lui. Non voglio perdere questa occasione, capisci? Non rinuncerò per niente al mondo. Va bene, ho capito. Fa quello che vuoi. Sì. Per la prima volta nella mia vita sto facendo quello che voglio. Mi sento padrona delle mie scelte. E questo mi piace, Carola. È passato il tempo delle imposizioni dei miei genitori. Degli atteggiamenti di convenienza. Non vedrai più la Melissa obbediente che ha sempre fatto tutto quello che gli altri si aspettavano da lei. Ormai questo è passato. Adesso sono un'altra, Carola. Grazie a lui sono cambiata. Sono più forte, più decisa, più sicura di me stessa. Carlo mi ha fatto diventare donna. Adesso sono la sua donna. Pensate di sposarvi? Dai, non scherzare, ti prego. Possibile che tu sia così infantile? Il matrimonio non interessa a nessuno dei due. Oh no?
No, no. Il matrimonio è solo un contratto, qualcosa che la società ci impone. Quindi né Carlo né io siamo disposti ad accettare queste imposizioni. E allora cosa farai? Carlo vuole che vada a vivere insieme a lui. Oh, ma che cosa dici? Non puoi farlo. Vuole che noi due non ci separiamo mai più. Oh, ti prego, Melissa, cerca di ragionare. Tu sei pazza. No, non sono pazza. L'unica cosa di cui sono sicura è che lo amo. Basta, tesoro. Tu vuoi farmi ingrassare? No. La colazione era buonissima. Non avrò più fame per tutto il giorno. Lo faccio perché mio marito si mantenga forte, in buona salute. Adesso devo proprio andare. No, sì, tesoro, di avermi chiamato. Ah, d'accordo, ma ricordati di passare a prendere Cecilia. Cecilia? Sì. Oh, per fortuna me l'hai ricordato. Ultimamente sono così distratto. Tu mi fai dimenticare tutto. Sai una cosa? Dimmi. Oggi ho avuto un po' di nausea. Nausea? Sì. Vuoi dire che ce l'abbiamo sì, fatta? Sì. Allora bisogna festeggiare subito. Dimmi tu. Calmati, Alfredo. Dove ti piacerebbe andare? Ti porto dove vuoi. Perché invece non rimaniamo qui, nel nostro nido, noi due soli? Scusa, amore mio, ma lo sai, non siamo da soli. Ti dimentichi di papà? Papà andrà a suonare il violino al solito ristorante fino a tardi. Saremo soli noi due, nell'oscurità. Tu e io. Nell'oscurità? Sì, o a lume di candela, se preferisci. Così mi piace, sì, così è più romantico. Sì, e poi restiamo abbracciati tutta la notte, sei d'accordo? Quanto vuoi tu, tesoro? Ah, che bello. No, non te ne andare. Rimani qui. Ah, adesso basta. Che cosa c'è? Se non fossi costretto ad andare in ufficio, rimarrei qui a festeggiare subito. Che ne dici? Vuoi che rimanga, D'accordo. Come vuoi, basta. Vattene, al lavoro, fuori. Vattene, coraggio, fuori. A lavorare. A mantenere tua moglie e il tuo futuro figlio. Ma va bene, me ne vado. Ciao, papà. Ciao, Alfredo. Vattene, muoviti. Mamma mia. È una cosa stupenda. Il vostro amore, le vostre risate, i vostri baci. Con voi Dio due qui, mio. Questa casa è l'immagine della felicità. Esagerato. E come fa a sapere dei baci? Papà? Perché ero sulla porta e ho visto tutto. Però ho aspettato per non interrompere le vostre effusioni. Ah, bravo. E va bene, ne do uno anche a lei. È così simpatico. Mi sento un uomo fortunato, sai? Io non merito tanto. Non sono abituato a queste attenzioni tutte per me. Questa casa è diventata molto più bella grazie alla tua mano di donna. Dici davvero? Grazie. I fiori. Però, aspetta, Manca soltanto una cosa importante. Cosa? Un bambino. Non si preoccupi, papà. Oggi devo andare dal medico per fare una visita di controllo. Davvero? E cosa pensa di fare? Per prima cosa dobbiamo controllare tutte le scorte che sono in magazzino. Verificare se c'è del materiale che può essere eliminato o svenduto. E poi vorrei dedicarmi alla progettazione di un altro giocattolo. Naturalmente avrò bisogno di te, Cecilia. Sai che tengo molto sono alla sua completa disposizione. Dipende molto dalla programmazione, dalla messa in onda. La concorrenza sta diventando sempre più forte, quindi dobbiamo cercare di essere più competitivi sul mercato. Il filmato commerciale che abbiamo appena finito di produrre sta avendo un grande successo. Si ritiene soddisfatto? Sì, certo. Questo significa che il nostro modo di lavorare sta dando buoni risultati. Ciao, Federico. Buongiorno. Come stai? A più tardi. Non c'è male. Bene. Tu? Allora, mi hanno detto che sei sempre molto impegnato. Abbastanza. Arrivederci. Ciao. Buongiorno, signor Sandoval. Ah, Cecilia, buongiorno. Come sta? Bene. Ah, lei è il principale di Maddalena. Sì. Io sono suo cognato, ho sposato sua sorella. Permettetemi di presentarvi, il signor Alfredo Minelli, il signor Federico Sandoval. Molto piacere. Piacere mio. Beh, scusatemi, devo andare ad aprire l'ufficio. Prego. Ci vediamo dopo. Arrivederci, d'accordo, dopo. Beh, prego. Grazie. Come se la cava Maddalena col suo nuovo lavoro? Ah, molto bene.
Naturalmente all'inizio ha avuto qualche piccolo problema. Beh, il campo della pubblicità è piuttosto complicato. Non sapeva come trattare con i clienti, non mi capiva quando usavo certi termini, un disastro. Ma devo dire che si è impegnata parecchio e alla fine ce l'ha fatta. Mia cognata è una ragazza molto sveglia, molto volenterosa. Ero sicuro che avrebbe imparato. Da un po' di tempo mi sta anche aiutando nella parte creativa. Molto spesso le chiedo un parere, delle buone intuizioni, delle idee che funzionano. Federico, sua madre ti è molto riconoscente perché hai fatto assumere Chicco. Mi fa piacere, credimi, ma non mi è costato niente. Tu conosci Francesca? Sono stato a casa loro l'altro giorno, erano tutti lì. Che persone stupende. La madre è una donna molto semplice, che non ha studiato, però è dotata di un'intelligenza istintiva. E poi è molto buona. Nonostante sia mia suocera, non riesco a trovarle nessun difetto. È praticamente impossibile scoprire i suoi punti deboli per criticarla o per parlare male di lei. È una donna verso cui ho molto rispetto. È degna di ammirazione per il modo in cui ha educato i suoi figli da sola. È rimasta vedova con 4 bambini. Sola, ci pensi? E tu, ne hai dei figli? No. Io invece muoio dalla voglia di diventare padre, beh, anche se mi sono appena sposato. Sì, ho saputo che Yoli si era sposato. Ora mi considero davvero felice. Credo che il matrimonio sia la situazione ideale per un uomo. Beh, dipende se si è innamorati oppure no. Certo. A me Yoli è piaciuta fin dal primo momento, mi sono innamorato di lei subito. E l'ho amata ancora di più quando ho conosciuto la sua famiglia. Che brava gente. Credo che siano stati loro a convincermi definitivamente ad abbandonare la mia condizione di scapolo. No, parlo sul serio. È una famiglia meravigliosa, compreso Chicco, l'unico maschio di casa. E le sorelle sono tutte ragazze serie con la testa sulle spalle. Ah, ecco, saliamo. Sì, andiamo. Buongiorno. Abbiamo novità quest'oggi. Questi sono gli articoli di giornale che hanno mandato oggi. E poi sono arrivate diverse telefonate, signore. Mi potresti preparare una tazza di caffè? Certamente. Cristina, passami il signor Gonzales, per favore. Ciao, come stai? Com'è andata? Anche per me. Senti, ti dispiacerebbe fare la riunione quest'oggi? Bene, ci sentiamo dopo. Lì c'è anche la corrispondenza, signore. Vedo. La puoi controllare tu, per favore? Quello di ieri sera è stato un incontro piuttosto inconsueto, no? In effetti sì. È stata una bizzarra coincidenza. Mia moglie aveva piacere di andare al cinema. Sì, certo, capisco perfettamente. Nemmeno per me è stato piacevole vederti insieme a lui, lo sai? Tu... Scusi, anche lei era accompagnato. E molto bene accompagnato. Il cinema a volte è un modo come un altro per stare con qualcuno con cui in realtà non si desidera stare. Non ha pensato, signor Sandoval, che forse la stessa cosa è successa a me? Ciao! Guarda, cosa ti è successo, Claudia? Niente, perché?
Non so, improvvisamente sembri ringiovanita. Ti sembro così, Olga, perché mi sento felice. E questo è il segreto dell'eterna giovinezza. Su, sì. Avanti, raccontami. Che cosa ti fa essere così felice? Sai, Olga, Marcello aveva perfettamente ragione. Ho fatto esattamente quello che mi ha consigliato. Sono andata in ufficio da Federico, sono stata molto affettuosa con lui, molto più disponibile del solito. E poi una banale coincidenza ha fatto in modo che scoprissi la verità. E come sono stata cieca. Dimmelo, che hai scoperto? Muoio dalla curiosità. Te lo dico subito. Ieri sera Federico e io siamo andati al cinema. Scommetto che non indovini chi abbiamo incontrato. No, chi? La sua segretaria, con il fidanzato. Adesso capisco perché sei così. Ma certo, non ti sembra un motivo sufficiente. Ma ti rendi conto, Olga, lei ha un fidanzato. Ed è anche un bellissimo ragazzo. Sono stata una stupida. Non avrei mai dovuto dubitare di mio marito. Lo vedi, soltanto adesso capisco che i miei sospetti erano del tutto infondati. Olga, non c'era niente. Non c'era niente tra loro due, capisci? Questo è un evento da festeggiare, Claudia. Vuoi bere qualcosa? Sì, però non qui. Andiamo a bere qualcosa fuori. Così mi accompagni a fare qualche spesuccia per la festa del mio compleanno. No, 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 scusami, Olga, ma non ho nessuna voglia di uscire. Perché non chiedi a Letizia se ti accompagna? Ah, no, sai com'è fatta Letizia. Sono certa che non si muoverà di casa per aspettare che Andrea torni dal suo viaggio. No, è un disastro. Se fa così non risolverà mai i suoi problemi. Se non è il marito, sono i figli. Il fatto è che quando le donne hanno figli perdono completamente la loro autonomia. Come mai tutta questa fretta di avere un figlio? Lei è una donna ancora giovane e si è appena sposata. Sì, dottoressa, è vero, ma mio marito lo desidera tanto. È il suo sogno diventare padre. Voglio essere sincera, la mia opinione è che dopo sposati si dovrebbe aspettare almeno un anno prima di pensare ad avere dei figli. Come faccio a dire una cosa simile ad Alfredo? Ma ci pensa aspettare un anno? È il periodo minimo di cui ha bisogno una coppia per abituarsi a stare insieme, per conoscersi. Noi due stiamo già molto bene insieme e ci conosciamo benissimo. Pensi che siamo stati fidanzati per più di un anno? Sì, ma adesso dovreste pensare a voi, divertirvi, senza la preoccupazione di una gravidanza. No, non ne abbiamo bisogno. Ci siamo divertiti abbastanza in luna di miele. Per noi sarebbe il massimo poterci occupare di un bambino. Anzi, molti bambini, quelli che verranno. Ma se ne siete davvero convinti? Vede, la maternità per me è un desiderio, ma anche un dovere. Deve sapere che mio marito è figlio unico. Quando era ancora un bambino è rimasto orfano ed è cresciuto solo con il padre. Sono vissuti sempre da soli e non vedono l'ora di poter vivere in una famiglia più numerosa. Ah. Noi invece in famiglia eravamo tanti, lo sa? Mia madre ha avuto 4 figli. E mi creda, avere tanti fratelli è così bello. Ah. Ma dov'è finito? Ah, ecco fatto. Sì, è una cosa molto bella e molto rara oggigiorno. La famiglia si sta disgregando. E c'è chi, pur vivendo nella stessa casa, non si rivolge la parola. Sì. Ognuno pensa solo a se stesso e non si preoccupa dei problemi degli altri. No, ma a casa mia non è così. Siamo tutti molto uniti. E il merito è di mia madre. Ci ha dato un'educazione molto rigida. È vero, ma adesso sì. Mi sento fiera di seguire il suo esempio e di poter accontentare mio marito e mio suocero. Comunque è molto rassicurante che al giorno d'oggi esistano ancora persone come lei. Anche se le ripeto che dovrebbe aspettare di rimanere incinta quando la natura lo vorrà. Oh, dottoressa. Ma visto che è così ansiosa di avere un bambino, cercheremo di aiutarla. Sì, sì, dottoressa, grazie. È quello che voglio. E non vedo l'ora di dire a mio marito che sono in attesa di un bambino. Ah. I figli, che disastro.
Non fanno altro che darti dei problemi. Mamma, scusami, ma quanto hai intenzione di tenermi chiuso in camera mia? Finché non studierai, Andy. Perché dovrei studiare? Non lo capisci che non mi serve a niente? Non mi interessa qual è la tua opinione. Mamma, per favore. Vattene in camera tua, Andy. Stavolta hai esagerato. E non pretendere di voler fare... Papà. Come stai? Com'è andato il viaggio? Bene. Anche se sono molto stanco. Ho dovuto raggiungere Filippo perché c'era una cosa da risolvere. Ti ha telefonato Irma per avvisarti, vero? Sì. Mi ha detto che avevi un problema politico. No. Non è certo la politica che mi sta dando dei problemi. Io vado in camera mia. Non ti muovere da lì. Scusa, ma la mamma ha detto che vuole che vada a studiare. Andrea, io credo che questo non sia il momento. Sai chi mi ha telefonato? Appena prima che partissi per questo maledetto viaggio? No. Il rettore dell'università. Il signor Johnson si è sentito in dovere di spiegarmi personalmente i motivi per i quali si è visto costretto a espellere nostro figlio. Espellerlo? Mm-hmm. Non è possibile, questo è ingiusto. Pensavo che avrebbe potuto recuperare. No. Il signorino non sarà mai più ammesso. Ma perché, Andrea? Non capisco. Te lo spiego subito, Letizia. Nostro figlio non sarà mai più ammesso all'università per problemi di droga. Hai sentito benissimo, Letizia. Tuo figlio è stato espulso dall'università per problemi di droga. Dio mio, non ci posso credere. Rispondi, Andy, è vero quello che ha detto? Vuoi mettere in dubbio le mie parole, forse? È come ti ho detto, Letizia. Io l'ho chiesto a lui, perché voglio che mi risponda se ne ha il coraggio. Andy, sei stato capace di fare questo? Perché non chiedi che effetto ha fatto la notizia a me? A me! Ma non riesci a renderti conto che tuo figlio è un depravato, un irresponsabile? Non gli importa niente del suo futuro! Ti prego, Andy, io non posso credere che tu... Io non c'entro, ma te lo giuro. Hanno trovato della droga al mio compagno di stanza, e così. È stato lui e hanno incolpato tutti e due. Sei un bugiardo! Aveva lui la droga, papà. Quel disgraziato che dormiva con me. Te ne avevo parlato, ricordi? Te l'avevo detto che mi sembrava un tipo sospetto. Ha nascosto la droga nella nostra camera quando è arrivato il signor Johnson. Il mio unico figlio, espulso in modo disonorevole da quella stessa università dove io mi sono laureato con il massimo dei voti! Ed espulso per droga! Proprio nel momento in cui sto iniziando la mia campagna elettorale! È questa la sola, l'unica cosa che ti interessa! La vita degli altri non ti riguarda, soltanto la tua immagine pubblica. Ma che cosa stai dicendo? I fatti provano il contrario. La mia condotta è sempre stata irreprensibile. Non sono stato io, te lo giuro. E non sarò messo in dubbio da un figlio stupido e drogato. La verità è che non è tuo figlio quello che ti preoccupa, ma quello che dirà la gente e quello che diranno gli altri. Sono in gioco troppe cose, Letizia. Pensa al mio buon nome. Pensa alla mia reputazione. Se ti fossi interessato di più a lui, questo non sarebbe successo. Ma invece di preoccuparti dei tuoi figli, non hai fatto altro che pensare al lavoro, alla carriera. Ah, sì? E tu dov'eri? Sentiamo. Adesso è colpa mia. Eri tu che dovevi seguirlo. Tu che sei la madre, tu dovevi occupartene. Sei tu la responsabile della casa, della famiglia. È un tuo preciso dovere occuparti. E tu? Non hai nessun dovere come padre, vero? Ma certo che ce l'ho, non dico di no. Infatti sono stato io a essere informato dal rettore. Io mi sono sentito dire che mio figlio era stato espulso. Sono stato io a subire quest'umiliazione, non tu. C'è mai stata una volta? Una volta in cui ti sei preoccupato dei problemi della casa, dei tuoi figli? No, o puoi dire il contrario? So soltanto che siete degli ingrati, tu e loro.
Tutto quello che faccio io lo faccio soltanto per voi. Un momento, Andrea, un momento. Non puoi parlarmi adesso delle tue grandi rinunce, dei tuoi sacrifici. Ah no, ah no. Guarda che se voglio vincere alle elezioni è soltanto per voi, anche se non ve ne importa questo niente. Questo non è vero, Andrea. È una bugia. Tutto quello che fai lo fai soltanto per te stesso, solo per soddisfare la tua stupida per vanità. Per me stesso, per la mia vanità. Senti, Letizia, non ho più voglia di discutere. Non voglio non più parlare. Non te ne andare, Andrea. Li conosco i tuoi trucchi. Te ne vai ogni volta che uno ha il coraggio di dirti la verità, eh? È vero, dovresti stare ad ascoltarmi. Che è successo? Niente. Ho avuto dei problemi con i miei compagni di stanza e hanno accusato me. E quale sarebbe questo problema? Droga. Andy, tu davvero non ne sapevi niente? Ma certo che no. Però stasera ho dovuto sorbirmi tutte le solite prediche dei miei cari genitori. E in silenzio, con l'aria afflitta, perché se cerco di difendermi è peggio. Ma è finita come avevo immaginato. Come sempre hanno litigato e si sono dimenticati di me. Melissa, non credi che grazie all'influenza e a tutti i soldi che ha in banca papà non me la potrebbe comprare una laurea o addirittura tutta un'università? Staranno ancora discutendo. In questa famiglia non si può vivere. Ci vuole coraggio a chiamarla famiglia. È peggio di una giungla. È molto bello sentire qualcuno parlare con tanto affetto della sua famiglia. È la verità. Noi siamo davvero una famiglia molto unita. Non siamo come tante altre famiglie che litigano sempre come se fossero degli estranei. No. La mamma ci ha insegnato quanto è importante poter contare su chi ti sta vicino, capisci? Ci vogliamo bene. Sarà per questo che tu sei così speciale. Così diversa dalle altre donne che ho conosciuto. No, non è così. Io sono una donna come tutte le altre. Non ho niente di speciale, devi credermi. Per me sì. Forse è meglio se metto in ordine e mi rimetto. No, lascia stare, per favore, adesso. Pensiamoci dopo, dispiace. Ma abbiamo ancora un sacco di lavoro arretrato, non possiamo perdere tempo. Maddalena. Guarda, è appena arrivato il preventivo dei costi per la nuova pubblicità. Ecco, René vuole utilizzare dei modelli che hanno delle tariffe, secondo me, veramente molto alte. Sono veri professionisti, questo sì. Mentre il signor Gonzales... Ci penseremo più tardi, Maddalena, per favore. Più tardi. Sì, più tardi, ma quando? Domani. Il mese prossimo, l'anno prossimo. Adesso non me la sento. Vorrei solo riposare, ne ho bisogno. Va bene. Vai a casa da tua moglie? No. Vado nel mio appartamento. Mi serve proprio a questo. Per quei momenti in cui mi sento stanco. Così ne approfitto. Mi sdraio sul letto, metto un po' di musica. Cerco di rilassarmi. Andiamo. E dove? Mi piacerebbe andarci insieme con te. E so che anche tu lo vuoi. Noi due soli. Federico, io veramente... Maddalena, non vuoi? No, non è questo. Allora è che? Mi sento confusa, non so. Maddalena, andiamo. Ho voglia di stare con te. Di fare all'amore. Anche tu lo desideri, ne sono sicuro. Non cercare di negarlo, amore mio, tanto sarebbe inutile. Sai anche tu che non puoi continuare a nascondere questo nuovo sentimento che ti brucia dentro, che ti fa tremare di desiderio e che è più forte di te. Sono distrutta, ho i piedi che mi fanno male, ma voglio assolutamente che tu veda il vestito che mi sono comprata. Va bene, però facciamo in fretta, Olga, perché sono stanchissima. Ogni volta che festeggi il tuo compleanno è la stessa storia, tutto il giorno a far spesa. Ah, hai ragione, ma è soltanto una volta all'anno. Questo sì, no, meno male. Dai, andiamo.
Adesso non esagerare, Claudia, per favore. In fondo l'unica cosa che mi mancava era il vestito. E ne ho preso uno strepitoso per la mia festa, ci voleva. E per la cena? Hai già organizzato tutto? È tutto pronto. La cena, il vino, la musica e la cosa più importante, gli invitati. Aspetta di vedere che bei giovanotti ci saranno, Claudia. Morirai dall'invidia, te lo assicuro. Quelli sì che sono uomini. Ah, Olga, sei sempre la solita. Lo sai che ci tengo che tu venga alla mia festa. Però devi venirci sola. Farò lo stesso invito anche a Letizia. Se voi due vi presentate accompagnate dal marito, mi spaventate gli invitati. E poi ho preparato una splendida sorpresa. Claudia? Claudia, mi stai ascoltando? Ah, sì, sì. Scusami, mi sono distratta. È solo un momento. Buonasera. Salve. Che piacere vederla. Come sta? È fortunata, signora, è già arrivato il suo vestito. Perfetto. Glielo faccio vedere subito. Secondi, la ringrazio, prego. Molto, vieni. Claudia, che cosa ti sta succedendo? Sì, ho capito, non mi dire niente, lasciami indovinare. Lo so, come al solito, stai pensando al tuo maritino. Certo, non si può negare che Letizia, tu e io siamo sorelle. L'unica cosa che può sul serio preoccuparci e toglierci il sonno è un uomo. Beh, a me, a dire il vero, non uno solo. A me piace cambiare spesso. Però tu non fai altro che sospirare per il tuo caro Federico. Sì, hai ragione. Ma questa volta non sono preoccupata, Olga, no, al contrario. Io credo di aver dubitato a torto di lui. Sì, essere gelosa di quella ragazza, Olga, della segretaria di Federico. Di una ragazza così, così timida, così seria e per bene. Figurati, tra poco si sposerà col fidanzato. Ah, allora. Buongiorno. Stavo ringraziando il signore perché Maddalena e Gianni si sono fidanzati. Oh, che bella notizia. Sa, padre, spero che non sia un fidanzamento lungo. Si conoscono da quando erano bambini e non hanno bisogno di aspettare tanto per sposarsi. E non credi che dovrebbero essere loro a prendere questa decisione? Sì, certo. Ma nel frattempo posso accelerare i preparativi, così quando Maddalena vedrà che è tutto pronto, si sposerà. Ah, Francesca, ci risiamo. È diventata una mania quella di programmare la vita dei tuoi figli. No, mi creda, padre, il mio unico desiderio è quello di aiutarli e di facilitare le cose. Sì, però, vedi, a volte è molto meglio lasciare che se le risolvano per conto loro. Devono poter decidere tranquillamente, senza subire alcuna pressione. Capisci? Veramente, io cerco solo di dare il meglio ai miei figli. Certo, io non ho avuto la fortuna di studiare. Forse non sono abbastanza al passo con i tempi. Può darsi che sia come dice lei, che non stia facendo la cosa giusta. No, no, aspetta, Francesca. Io non ho detto questo. Padre, io tengo ai miei figli più che a qualunque altra cosa al mondo e cerco di essere una buona madre per loro. E lo sei, te lo assicuro. Tu sei un'ottima madre. Solo che certe volte mi sembra che dimentichi che i tuoi figli sono cresciuti, che Maddalena ormai è una donna ed è in grado di prendere le sue decisioni. Credimi, dovresti avere più fiducia in tua figlia. Questo lo so e non ho mai dubitato di lei. Conosco bene Maddalena, è mia figlia e sono sicura che non mi deluderà mai. Maddalena, come mai hai tanti dubbi? La felicità è così difficile da trovare che bisogna prenderla quando arriva. E che mi fa paura. Cosa? Dover lottare contro tanti ostacoli. Allora vorresti rinunciare per vigliaccheria? Ma tu ti rendi conto di quello che mi stai chiedendo? Sai cosa significherebbe fare questo tipo di scelte? Credo che saresti felice e che troveresti quello che cerchi. E che cosa posso trovare secondo te? Amore. Ti sembra poco? Tutte le donne
sognano che un giorno o l'altro incontreranno il grande amore della loro vita. Io no. Voglio dire, non ero così finché non ti ho conosciuto. E allora? E poi, Federico, c'è un'altra cosa. Come pensi di stare con due donne? Con quale farai il doppio gioco? Con tua moglie? O con me? Non ti piace che ti dica questo, vero? Da quando sei al mio fianco, non sono riuscito a pensare ad altro che a te, credimi. Questa non è una risposta a quello che ti ho chiesto. Maddalena, io credo di essere sempre onesto con me stesso e con i miei sentimenti. Forse non è la risposta che ti aspettavi, però... Però queste sono scelte difficili. Perché sono in gioco troppe cose. Anche se io sono disposto a sacrificarle. Ti desidero, Maddalena. Ho bisogno di sentirti vicino. Forse sarà la solitudine, la mia strana solitudine. E sentirmi sempre solo in mezzo a tanta gente. Gente che ti ammira, sì, che ti vuole bene, ma che non ti capisce, che non riesce a riempirti la vita. Tu non puoi sapere che cosa significa. Perché tu hai la tua famiglia. Mentre io non ne ho mai avuta una. Come mi sarebbe piaciuto avere dei figli. Davvero. A me piacciono tanto i bambini. Avrei voluto avere una femminuccia che mi svegliasse al mattino tirandomi le coperte e facendomi arrabbiare. Oppure che di nascosto prendesse un coltello dalla cucina per fare la punta ai suoi pastelli. Che la domenica mi dicesse: papino, senti, mi porti al parco di divertimenti? E poi salire con lei su una di quelle vecchie giostre o sulle montagne russe e sentirla stringersi forte a me gridando di paura o di gioia, noi due lassù in cima, come se non esistesse nient'altro, soltanto... Adesso sei tu che sembri un bambino. Sì. E in ognuno di noi è rimasto un po' del bambino che è stato, no? Sì, è vero. Scusami. Oggi, mentre ero con Alfredo e lui mi parlava di quanto era felice, dei suoi progetti, io pensavo a come sarebbe vivere con te, noi due insieme. Da quando ti conosco, non faccio altro che pensare a questo. Alla nostra vita in due, al nostro futuro, ai nostri progetti. Sì, ma a che prezzo, Federico? Le cose belle della vita non sono facili. Non lo sono mai. Costano molto. Finora ho vissuto senza farmi domande. Ma deve essere bello vivere con uno scopo. Vivere per qualcuno. Certo. Federico, io... Pensa se ci fossimo incontrati tanto tempo fa. Ma non si può chiedere tutto alla vita. Ci ha già dato una grande occasione.
esserci conosciuti. Ti rendi conto, Maddalena, che cosa è dovuto succedere perché tu ed io ci incontrassimo? Non perdiamoci proprio adesso. Facciamo in modo che le nostre strade non si dividano. Andiamo. Le tue chiavi. Guardo terrorizzante. Oh, adesso smettila di dire sciocchezze. Con tutte le diete che fai, ti si sta rimpicciolendo il cervello. Sta attenta, Melissa. Ti prego, basta, Carola. Carlo è la persona migliore che abbia mai conosciuto. Lui mi ama. E io amo lui. Non voglio perdere questa occasione, capisci? Non rinuncerò per niente al mondo. Va bene, ho capito. Fa quello che vuoi. Sì. Per la prima volta nella mia vita sto facendo quello che voglio. Mi sento padrona delle mie scelte. E questo mi piace, Carola. È passato il tempo delle imposizioni dei miei genitori. Degli atteggiamenti di convenienza. Non vedrai più la Melissa obbediente che ha sempre fatto tutto quello che gli altri si aspettavano da lei. Ormai questo è passato. Adesso sono un'altra, Carola. Grazie a lui sono cambiata. Sono più forte, più decisa, più sicura di me stessa. Carlo mi ha fatto diventare donna. Adesso sono la sua donna. Pensate di sposarvi? Dai, non scherzare, ti prego. Possibile che tu sia così infantile? Il matrimonio non interessa a nessuno dei due. Ah, no? No, no. Il matrimonio è solo un contratto, qualcosa che la società ci impone. Quindi né Carlo né io siamo disposti ad accettare queste imposizioni. E allora cosa farai? Carlo vuole che vada a vivere insieme a lui. Oh, ma che cosa dici? Non puoi farlo. Vuole che noi due non ci separiamo mai più. Oh, ti prego, Melissa, cerca di ragionare. Tu sei pazza. No, non sono pazza. L'unica cosa di cui sono sicura è che lo amo. Basta, tesoro. Tu vuoi farmi ingrassare? No. La colazione era buonissima. Non avrò più fame per tutto il giorno. Lo faccio perché mio marito si mantenga forte, in buona salute. Adesso devo proprio andare. No, sì, tesoro, di avermi chiamato. Ah, d'accordo, ma ricordati di passare a prendere Cecilia. Cecilia? Sì. Oh, per fortuna me l'hai ricordato. Ultimamente sono così distratto. Tu mi fai dimenticare tutto. Sai una cosa? Dimmi. Oggi ho avuto un po' di nausea. Nausea? Sì. Vuoi dire che ce l'abbiamo fatta? Sì. Allora bisogna festeggiare subito. Dimmi tu. Calmati, Alfredo. Dove ti piacerebbe andare? Ti porto dove vuoi. Perché invece non rimaniamo qui, nel nostro nido, noi due soli?
Scusa, amore mio, ma lo sai, non siamo da soli. Ti dimentichi di papà? Papà andrà a suonare il violino al solito ristorante fino a tardi. Saremo soli noi due, nell'oscurità. Tu e io. Nell'oscurità? Sì, o a lume di candela, se preferisci. Così mi piace, sì, così è più romantico. Sì, e poi restiamo abbracciati tutta la notte, sei d'accordo? Quanto vuoi tu, tesoro. Ah, che bello. No, non te ne andare. Rimani qui. Adesso basta. Che cosa c'è? Se non fossi costretto ad andare in ufficio, rimarrei qui a festeggiare subito. Che ne dici? Vuoi che rimanga, eh? D'accordo. Come vuoi, basta. Vattene, al lavoro, fuori. Vattene, coraggio, fuori. A lavorare. A mantenere tua moglie e il tuo futuro figlio. Ma va bene, me ne vado. Ciao, papà. Ciao, Alfredo. Vattene, muoviti. Mamma mia, è una cosa stupenda. Il vostro amore, le vostre risate, i vostri baci. Con voi due, Dio qui, mio. Questa casa è l'immagine della felicità. Esagerato. E come fa a sapere dei baci, papà? Perché ero sulla porta e ho visto tutto. Però ho aspettato per non interrompere le vostre effusioni. Ah, bravo. E va bene, ne do uno anche a lei. È così simpatico. Mi sento un uomo fortunato, sai? Io non merito tanto. Non sono abituato a queste attenzioni tutte per me. Questa casa è diventata molto più bella grazie alla tua mano di donna. Dici davvero? Grazie. I fiori. Però, aspetta, manca soltanto una cosa importante. Cosa? Un bambino. Non si preoccupi, papà. Oggi devo andare dal medico per fare una visita di controllo. Davvero? E cosa pensa di fare? Per prima cosa dobbiamo controllare tutte le scorte che sono in magazzino. Verificare se c'è del materiale che può essere eliminato o svenduto. E poi vorrei dedicarmi alla progettazione di un altro giocattolo. Naturalmente avrò bisogno di te, Cecilia. Sai che tengo molto alla tua collaborazione. Sono a sua completa disposizione. Dipende molto dalla programmazione, dalla messa in onda. La concorrenza sta diventando sempre più forte, quindi dobbiamo cercare di essere più competitivi sul mercato. Il filmato commerciale che abbiamo appena finito di produrre sta avendo un grande successo. Si ritiene soddisfatto? Sì, certo. Questo significa che il nostro modo di lavorare sta dando buoni risultati. Ciao, Federico. Buongiorno. Come stai? A più tardi. Non c'è male. Bene. Tu? Allora, mi hanno detto che sei sempre molto impegnato. Abbastanza. Arrivederci. Arrivederci. Buongiorno, signor Sandoval. Ah, Cecilia, buongiorno. Come sta? Bene. Ah, lei è il principale di Maddalena. Sì. Io sono suo cognato, ho sposato sua sorella. Permettetemi di presentarvi, il signor Alfredo Minelli, il signor Federico Sandoval. Molto piacere. Piacere mio. Beh, scusatemi, devo andare ad aprire l'ufficio. Prego. Ci vediamo dopo. Arrivederci, d'accordo, dopo. Beh, prego. Grazie. Come se la cava Maddalena col suo nuovo lavoro? Ah, molto bene. Naturalmente all'inizio ha avuto qualche piccolo problema. Beh, il campo della pubblicità è piuttosto complicato. Non sapeva come trattare con i clienti, non mi capiva quando usavo certi termini, un disastro. Ma devo dire che si è impegnata parecchio e alla fine ce l'ha fatta. Mia cognata è una ragazza molto sveglia, molto volenterosa. Ero sicuro che avrebbe imparato. Da un po' di tempo mi sta anche aiutando nella parte creativa. Molto spesso le chiedo un parere, delle buone intuizioni, delle idee che funzionano. Federico, sua madre ti è molto riconoscente perché hai fatto assumere Chicco. Mi fa piacere, credimi, ma non mi è costato niente. Tu conosci Francesca? Sono stato a casa loro l'altro giorno, erano tutti lì. Che persone stupende. La madre è una donna molto semplice, che non ha studiato, però è dotata di un'intelligenza istintiva. E poi è molto buona. Nonostante sia mia suocera, non riesco a trovarle nessun difetto. È praticamente impossibile scoprire i suoi punti deboli per criticarla o per parlare male di lei. È una donna verso cui ho molto rispetto. È degna di ammirazione per il modo in cui ha educato i suoi figli da sola. È rimasta vedova con 4 bambini. Sola, ci pensi? E tu, ne hai dei figli? No. Io invece muoio dalla voglia di diventare padre, beh, anche se mi sono appena sposato.
Sì, ho saputo che Yoli si era sposata. Ora mi considero davvero felice. Credo che il matrimonio sia la situazione ideale per un uomo. Beh, dipende se si è innamorati oppure no. Certo. A me Yoli è piaciuta fin dal primo momento. Mi sono innamorato di lei subito. E l'ho amata ancora di più quando ho conosciuto la sua famiglia. Che brava gente. Credo che siano stati loro a convincermi definitivamente. Ma ti rendi conto, Olga? Lei ha un fidanzato. Ed è anche un bellissimo ragazzo. Sono stata una stupida. Non avrei mai dovuto dubitare di mio marito. Lo vedi, soltanto adesso capisco che i miei sospetti erano del tutto infondati. Olga, non c'era niente tra loro due, capisci? Questo è un evento da festeggiare, Claudia. Vuoi bere qualcosa? Eh? Sì, però non qui. Andiamo a bere qualcosa fuori. Così mi accompagni a fare qualche spesuccia per la festa del mio compleanno. No, scusami, Olga, ma non ho nessuna voglia di uscire. Perché non chiedi a Letizia se ti accompagna? Ah, no, sai com'è fatta Letizia. Sono certa che non si muoverà di casa per aspettare che Andrea torni dal suo viaggio. No, è un disastro. Se fa così non risolverà mai i suoi problemi. Se non è il marito, sono i figli. Il fatto è che quando le donne hanno figli, perdono completamente la loro autonomia. Come mai tutta questa fretta di avere un figlio? Lei è una donna ancora giovane e si è appena sposata. Sì, dottoressa, è vero, ma mio marito lo desidera tanto. È il suo sogno diventare padre. Voglio essere sincera, la mia opinione è che dopo sposate si dovrebbe aspettare almeno un anno prima di pensare ad avere dei figli. Come faccio a dire una cosa simile ad Alfredo? Ma ci pensa aspettare un anno? È il periodo minimo di cui ha bisogno una coppia per abituarsi a stare insieme, per conoscersi. Noi due stiamo già molto bene insieme e ci conosciamo benissimo. Pensi che siamo stati fidanzati per più di un anno? Sì, ma adesso dovreste pensare a voi, divertirvi, senza la preoccupazione di una gravidanza. No, non ne abbiamo bisogno. Ci siamo divertiti abbastanza in luna di miele. Per noi sarebbe il massimo poterci occupare di un bambino. Anzi, molti bambini, quelli che verranno. Ma se ne siete davvero convinti? Vede, la maternità per me è un desiderio, ma anche un dovere. Deve sapere che mio marito è figlio unico. Quando era ancora un bambino è rimasto orfano ed è cresciuto solo con il padre. Sono vissuti sempre da soli e non vedono l'ora di poter vivere in una famiglia più numerosa. Noi invece in famiglia eravamo tanti, lo sa? Mia madre ha avuto 4 figli. E mi creda, avere tanti fratelli è così bello. Ma dov'è finito? Ah, ecco fatto. Sì, è una cosa molto bella e molto rara oggigiorno. La famiglia si sta disgregando. E c'è chi, pur vivendo nella stessa casa, non si rivolge la parola. Sì. Ognuno pensa solo a se stesso e non si preoccupa dei problemi degli altri. No, ma a casa mia non è così. Siamo tutti molto uniti. E il merito è di mia madre. Ci ha dato un'educazione molto rigida. È vero, ma adesso mi sento fiera di seguire il suo esempio e di poter accontentare mio marito e mio suocero. Comunque è molto rassicurante che al giorno d'oggi esistano ancora persone come lei. Anche se le ripeto che dovrebbe aspettare di rimanere incinta quando la natura lo vorrà. Oh, dottoressa. Ma visto che è così ansiosa di avere un bambino, cercheremo di aiutarla. Sì, dottoressa, grazie. È quello che voglio. Definitivamente ad abbandonare la mia condizione di scapolo. No, parlo sul serio. È una famiglia meravigliosa, compreso Chicco, l'unico maschio di casa. E le sorelle sono tutte ragazze serie con la testa sulle spalle. Ah, ecco, saliamo. Sì, andiamo. Buongiorno. Thank you.
Abbiamo novità questa. Questi sono gli articoli di giornale che hanno mandato oggi. E poi sono arrivate diverse telefonate, signore. Mi potresti preparare una tazza di caffè? Certamente. Cristina, passami il signor Gonzales, per favore. Ciao, come stai? Com'è andata? Anche per me. Senti, ti dispiacerebbe fare la riunione quest'oggi? Bene, ci sentiamo dopo. Lì c'è anche la corrispondenza, signore. Vedo. La puoi controllare tu, per favore? Quello di ieri sera è stato un incontro piuttosto inconsueto, no? In effetti sì. È stata una bizzarra coincidenza. Mia moglie aveva piacere di andare al cinema. Sì, certo, capisco perfettamente. Nemmeno per me è stato piacevole vederti insieme a lui, lo sai? Tu... Scusi, anche lei era accompagnato. E molto bene accompagnato. Il cinema a volte è un modo come un altro per stare con qualcuno con cui in realtà non si desidera stare. Non ha pensato, signor Sandoval, che forse la stessa cosa è successa a me? Ciao! Guarda, guarda, cosa ti è successo, Claudia? Niente, perché? Non so, improvvisamente sembri ringiovanita. Ti sembro così, Olga, perché mi sento felice. E questo è il segreto dell'eterna giovinezza. Su, sì. Avanti, raccontami, che cosa ti fa essere così felice? Sai, Olga, Marcello aveva perfettamente ragione. Ho fatto esattamente quello che mi ha consigliato. Sono andata in ufficio da Federico, sono stata molto affettuosa con lui, molto più disponibile del solito. E poi una banale coincidenza ha fatto in modo che scoprissi la verità. E come sono stata cieca. Dimmelo, che hai scoperto? Muoio dalla curiosità. Te lo dico subito. Ieri sera Federico e io siamo andati al cinema. Scommetto che non indovini chi abbiamo incontrato. No, chi? La sua segretaria, con il fidanzato. Adesso capisco perché sei così. Ma certo, non ti sembra un motivo sufficiente? Ti presento la signora Sandoval. Ah, molto piacere. Molto lieta. Il mio fidanzato, il dottor Gianni Varela. Ah, non sapevo che fossi fidanzata. È una cosa recente, vero, Maddalena? E chiedo scusa, ma il film sta per incominciare. Ah, sì, certo, certo, andate pure. Buonasera. Buonasera, presto. Scusami, come mai non mi avevi detto niente, Federico? Non pensavo che ti interessasse. È davvero un bel ragazzo il fidanzato di Maddalena e fanno una bellissima coppia, vero? Sì. Ah. E sembrano anche molto innamorati. Già. No, caro Ernesto. Non è necessario che inviti Melissa da qualche parte. È caduta nella trappola, come prevedevo. E dimmi, com'è? Come la immagino io, una donna aggressiva ma anche molto passionale? Sì, non è male. Sai come sono le ragazze di buona famiglia? Sono un'altra cosa, curano molto il loro aspetto. Hanno una pelle delicata. Sembra che siano state conservate per tutta la vita in una sfera di cristallo.
Ma tu sei riuscito a rompere l'incantesimo e a portarti via il contenuto. Sei sempre il solito, eh? E che contenuto, Ernesto? Lo vedessi. È un vero schianto. Senti, sai quali sono le regole. Tra me e te si divide tutto. Non dimenticarlo. Mi raccomando. Sta tranquillo, Ernesto. Un po' di pazienza. Presto Melissa conoscerà altri piaceri, però un po' alla volta. Non voglio che si spaventi, andrebbe tutto in fumo. Senti, Carlo, non è per caso che tu ti stai innamorando e la vuoi tenere tutta per te? No, non dire sciocchezze. Non baratterei il piacere che mi danno i nostri riti con niente al mondo. È solo che Melissa è un caso speciale. Non ci interessa soltanto lei, ma anche la sua famiglia. E soprattutto i soldi che possiamo ottenere da suo padre. E tu sei convinto che lei... Sicuro. Sono assolutamente convinto. Dobbiamo solo avere pazienza e aspettare tutto qui. Vedrai che Melissa non ci darà problemi. E prima o poi finirà per fare ogni cosa che le ordinerò. Ah, sapessi, Carlo è stato così dolce con me, così affettuoso, così passionale. Mai nessuno prima di lui mi aveva trattata in questo modo. Senti, Melissa, hai oltrepassato la misura con quel tipo. Lo conosci appena, hai perso la testa. Come non lo conosco? Ma se mi ha parlato della sua vita, della sua famiglia, della sua infanzia, beh, si è confidato con me. Certo, e allora questo non significa niente. Stai morendo dall'invidia, ecco perché parli così. Non essere stupida, Melissa, non potrei mai invidiarti uno come Carlo. Sono solo un po' preoccupata, perché mi dà una sensazione strana. Ogni volta che lo vedo, mi viene la pelle d'oca. Perché ti piace? Perché mi fa paura.